sia lodato, ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Iniziamo il Santo Rosario in questo periodo dell'Avvento, cioè di preparazioni al Santo Natale, e chiediamo alla Madonna che ci aiuti a liberarci da ogni cattiveria, in modo che possiamo andare gioiosi incontro al Signore che viene. E vogliamo anche pregare per tutti quelli che sono collegati con noi, in modo particolare per gli ammalati, le loro famiglie, perché ritrovino la fede e la speranza in un mondo e in un futuro migliore. Affidiamoci anche all'intercessione di San Giuseppe in questo anno dedicato a lui, perché San Giuseppe, che è il protettore della Chiesa universale, cioè di tutti noi, interceda per noi e voglia anche compiere questa grande grazia di far bloccare questa pandemia in modo che l'umanità possa ritrovare la serenità e la pace di vivere. Salutiamo Gesù con le preghiere uscite dal cuore di San Francesco. Signore Gesù Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti adoriamo qui e in tutte le chiese che sono nel mondo e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Apriamo il nostro cuore a Maria. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandosi il suo spirito di amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli, gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Meditiamo i misteri del dolore. Il primo mistero ci porta nell'orto degli ulivi. Gesù prega, soffre, fino a sudare sangue e dice agli apostoli, vegliate, pregate con me. Ma gli apostoli si addormentano e Gesù delicatamente li rimprovera. Non siete stati capaci di vegliare e di pregare un'ora sola con me. Non accada di meritare lo stesso rimprovero. Preghiamo e vegliamo con Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ci rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma manifestaci la parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il secondo mistero del dolore ci presenta Gesù crudelmente flagellato dai soldati. Noi non possiamo immaginare quanta sofferenza provocasse una flagellazione. E perché? Il filo conduttore dei misteri del dolore è uno solo. Per amore nostro. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il terzo mistero del dolore ci presenta Gesù coronato di spine. Gesù è l'unico re che l'abbiamo coronato di spine. San Francesco esclamava: osservate, osservate l'umiltà di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Padre, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che portando la croce si avvia verso il Calvario ed è accompagnato dalla sua Santissima Madre, sempre fedele. Madonna, tu hai condiviso tutta la passione di Gesù. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta
in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il quinto mistero del dolore ci presenta Gesù crocifisso. E mentre è sulla croce, mentre è inchiodato alla croce, Gesù pensa ancora a donare. Dona il perdono e dona la sua madre. Vedendo Maria, vedendo Giovanni, Gesù dice: donna, ecco tuo figlio, pensa a lui. E a Giovanni: ecco la tua madre, fatti condurre da lei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti le tue come le Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il principio, ora e sempre, o Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si agitano nel mondo a perdizione delle anime. Un Padre ave gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era il Figlio, come era il Figlio, e salve, Regina, Madre di misericordia, a te gloriamo, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti a questa lacrima. Orso tu, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine, Maria. Signore di pietà, Signore di pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi. Grazie a tutti.
Annuncio dell'angelo, abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo figlio. Seguendo la via della croce ogni giorno possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Invoco la benedizione del Signore su tutti voi, su coloro che ci hanno seguito dalle proprie case, dagli ospedali, dalle case per anziani. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Fate fiorire la preghiera in gesti di bontà. Andate in pace. Vediamo la grazia a Dio. Thank you.
E del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti nella casa della Madonna e vogliamo affidare al suo cuore immacolato tutte le nostre intenzioni, i nostri problemi, le nostre difficoltà, ma anche questo periodo di preparazione dell'Avvento al Santo Natale. Ecco, che la Madonna ci aiuti a diventare più buoni, in modo che possiamo incontrare degnamente Gesù che sta per venire. E la Madonna certamente pregherà per noi, intercederà per tutti noi e ci otterrà le grazie di cui abbiamo bisogno. Oggi è il venerdì dedicato alla adorazione e venerazione del Sacratissimo Cuore di Gesù. Ecco, preghiamo la Madonna che ci infiammi di amore e riparazione verso quel cuore che ci ama tanto. Chiediamo ora perdono dei nostri peccati e insieme imploriamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie Kyrie eleison.
preghiamo. Rafforza, o Padre, la nostra vigilanza nell'attesa del tuo Figlio, perché illuminati dalla sua parola di salvezza andiamo incontro a lui con le lampade accese. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono il Signore, tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada di cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. La tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere come i granelli d'arena. Non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono, e tutto quello che fa riesce bene. Chi segue il Signore avrà la luce della vita. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. In piedi. Il Signore viene, andiamogli incontro. Egli è il principe della pace. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve
e dicono: è un indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e dicono: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Parola del Signore. Alleluia. 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 Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, in questo periodo dell'Avvento, cioè di preparazione al Santo Natale, la liturgia continuamente ci esorta a fare una revisione di vita, a prepararci degnamente ad accogliere Gesù che sta per venire. E Gesù questa sera, nel Vangelo, ha paragonato gli uomini, cioè la nostra generazione, a dei ragazzi capricciosi, ai quali niente va a genio, niente li accontenta. E questa storia purtroppo si ripete ancora oggi. E anche gli uomini di oggi trovano più facile criticare il Vangelo, la Chiesa, che seguire Cristo Salvatore, che è luce e verità infinita. Ecco, noi stessi credenti non sempre diamo testimonianza di una completa adesione a Cristo. Spesso la nostra esistenza fluttua tra i capricci di un volere o non volere, di una incoerenza tra la fede e le opere. Però abbiamo sentito che Gesù ha detto: la sapienza è stata riconosciuta giusta. Chi era la sapienza? Era lui, era Gesù, che era stato mandato ed non è stato accolto. Ma anche oggi è lo stesso. Quanti, anche cristiani, che non accolgono più Gesù, che si stanno allontanando da Lui e anche dalla Chiesa. Avete sentito nel Vangelo, in un altro passo, che Gesù diceva: se uno mi ama, osserverà la mia parola. E io e il Padre saremo in Lui e faremo la nostra dimora in Lui. Oggi purtroppo la gente non crede più a queste parole. Oggi la gente si lamenta che le cose vanno male, che c'è questa crisi economica. Ma avete sentito il profeta Isaia che cosa diceva al popolo di Israele? Che era come noi, che invece di seguire il Signore rompevano l'alleanza e si mettevano a vivere contro gli insegnamenti di Dio. Avete sentito cosa diceva Isaia? Lo diceva a nome di Dio. Io sono il Signore tuo Dio e ti insegno per il tuo bene e ti guido sulla strada che devi percorrere. Se avresti prestato attenzione ai miei comandamenti, cioè alla mia legge, il tuo benessere sarebbe come un fiume. Adesso questi giorni di pioggia, non so se avete visto i fiumi, sono stracolmi di acqua. Ecco, allora noi ci lamentiamo che le cose vanno male, l'economia sta male, sta andando male. Ma il problema qual è? Ci siamo allontanati da Dio, pensiamo di fare tutto con le nostre forze. Ma noi se alziamo un braccio, chi ci dà la forza? È Dio che ce lo dà, non ce lo danno i potenti o i nostri governanti, ricordatelo. Che stanno facendo con il Covid? È quasi un anno intero che è passato. Dall'anno scorso
da mese a mese, dicono dal mese di ottobre, novembre dell'anno scorso. Che cosa hanno fatto? Che cosa stanno facendo? Ma se si fossero messi tutti in ginocchio a pregare il Signore, vedete come fosse scomparso subito il Covid. Non ci crediamo più, purtroppo, fratelli e sorelle. Questo è il problema. Ecco, allora siamo anche noi come i ragazzi capricciosi, che non ci accontentiamo di nulla. Ora, se noi siamo credenti, che crediamo in Dio, fidiamoci di Dio. Ecco, l'ha detto. Se avessi prestato attenzione ai miei comandamenti, cioè se avresti vissuti, il tuo benessere sarebbe come un fiume in piena, la tua giustizia come le onde del mare, i nati dalle tue viscere come i granelli d'arena. Andatelo a dire a questi che hanno fatto ste leggi di aborto, che non vogliono più figli. E sapete che in Italia, siamo al di sotto della natalità. Non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me. Ecco, fratelli e sorelle, allora, l'avvento per noi cristiani ci dovrebbe far riflettere, ci dovrebbe mettere in questo atteggiamento di fede vera. Dio ci ama, non è Lui che ci castiga, ci autocastighiamo noi con i nostri peccati, perché attiriamo su di noi le ira del demonio. Il demonio, che diceva la Madonna, vuol distruggere voi e il pianeta sul quale abitate. È il nostro nemico numero uno. Perché Gesù è venuto sulla terra? Perché è venuto? Perché Satana aveva sedotto il primo uomo, aveva fatto cadere nel peccato. Ecco il peccato originale. E Dio non ha abbandonato l'uomo, per salvare l'uomo ha mandato il figlio. Il figlio è venuto, ci ha salvati, ci ha redenti, e noi non lo curiamo più. Questa è la ragione. Non lo curiamo più, non ci interessa più di Gesù Cristo, della sua legge, dei suoi comandamenti. Voglio fare quel che mi piace e pare. Questo purtroppo sta succedendo oggi. E allora la Madonna diceva in un messaggio: se voi togliete Dio dalla vostra vita, se togliete Gesù, non avrete né futuro né pace. E ci sono tanti popoli che stanno in guerra, ma guardiamo nelle famiglie che sta succedendo. Guardiamo nelle famiglie, le cose le conoscete meglio di me. E allora bisogna ritornare a Dio, bisogna spalancare il nostro cuore a Dio, che Dio deve ritornare a regnare dentro di noi con la sua legge, cioè con le cose che ci ha dato Lui, i comandamenti, non li abbiamo creati noi. È una legge naturale insita nel cuore dell'uomo, che rispetta Dio e rispetta il prossimo. E oggi purtroppo non c'è né rispetto né per Dio e né per il prossimo. E allora, ecco, fratelli e sorelle, questo periodo dell'Avvento ci aiuti a ritornare a Dio. Vi dicevo che oggi è il venerdì che è dedicato sempre al Sacratissimo Cuore di Gesù. Quante volte Gesù si è lamentato con le anime mistiche? Guardate il mio cuore. Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini, ha dato tutto se stesso fino all'ultima goccia di sangue. Eppure non riceve che ingratitudini, non riceve che sacrilegi, non riceve che peccati. E diceva Santa Margherita Maria la Cocca: almeno tu ripara per loro e il tuo cuore sarà per me di conforto e di consolazione. Ecco, penso che queste parole Gesù le rivolge a tutti i veri credenti, i veri cristiani, cioè quelli che credono sul serio. Ecco, noi dobbiamo pregare perché questa nostra umanità si converta, perché cambi direzione, perché si metta sulla strada di Dio, altrimenti periremo tutti, buoni e giusti, buoni e cattivi. Ecco, allora, fratelli e sorelle, vogliamo pregare questa sera a Gesù che abbia misericordia di noi. Lo ringraziamo perché Lui è la sapienza che è venuta a indicarci la strada della salvezza. E Lui ritorna ancora una volta a Natale a ricordarci questo suo amore, ma dobbiamo essere noi a ritornare a Lui, cioè ad aprire, a spalancare le porte del nostro cuore perché Lui vi trionfi, perché Lui possa regnare in noi, possa regnare nelle famiglie e possiamo avere soprattutto quella pace che desideriamo. E questo lo vogliamo chiedere anche alla Madonna. Stiamo qui nella sua casa. Abbiamo celebrato qualche giorno fa
la festa della Immacolata Concezione. Cioè Maria, questa creatura, questo capolavoro di Dio, che si è affidata a Dio pienamente, eppure è stata la più povera dei poveri di Israele. Ma Maria ha detto, eccomi, sono la schiava, la serva del Signore, il Signore faccia di me quello che vuole. Ecco, allora chiediamo alla Madonna che ci dia questa disponibilità, che ci dia questa sua umiltà, che anche noi riconosciamo i nostri peccati. Sì, abbiamo sbagliato, e se lo riconosciamo Dio ci perdona, non ci condanna. Gli uomini ci condannano, ma Dio no. Ricordate quell'episodio dell'adultera? Quando i farisei hanno portato una donna in flagrante adulterio, tutti l'accusavano perché Gesù la dovesse condannare pure lei. E invece Gesù non parla, si mette per terra e comincia a scrivere per terra. Dicono gli esegeti, forse scriveva i peccati loro, di quelli che l'avevano appunto accusata. A un certo momento sono scomparsi tutti, è restata soltanto la donna e Gesù. E Sant'Agostino dice la miseria e la misericordia. E Gesù dice a questa donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannato? Nessuno, Signore. Neanch'io ti condanno. Vai in pace e non peccare più. Ecco, Gesù così agisce oggi. Gesù vuole il nostro bene. Ha dato la vita per noi. Non ci condanna. Dobbiamo però ritornare a Lui. Dobbiamo fare questo proposito serio, fermo. E allora veramente l'Avvento ci preparerà a questo incontro così bello che di nuovo possiamo contemplare quella sapienza che diventerà carne, diventerà uomo, diventerà un bambino, e noi lo possiamo baciare nelle nostre raffigurazioni, nei nostri presepi, nelle nostre parrocchie. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, nell'attesa della venuta del Signore nostro Gesù Cristo, imploriamo con insistenza la sua misericordia. Egli è il secondo Adamo, l'uomo nuovo, la sapienza di Dio, apparso in questo mondo, portatore di perdono e di santità. Per questo preghiamo dicendo insieme: Signore, donaci speranza ardita. L'uomo saggio riconosce la signoria di Dio e segue il sentiero della sua legge, perché rimaniamo nell'alveo dei divini comandi, senza compromessi e senza stanchezza. Preghiamo. Signore, donaci sapienza ardita. Il benessere è legato alla pratica della giustizia e la solidità della virtù, all'impegno con il quale la perseguiamo, perché sappiamo superare mollezze e cedimenti. Preghiamo il Signore. Signore, donaci speranza ardita. Dio è sapienza eccelsa e amore misericordioso, perché ogni credente rechi al mondo questo messaggio di consolazione e di salvezza, con la bontà delle opere e la santità della vita. Preghiamo il Signore. Signore, donaci speranza ardita. Le parole degli uomini sono incerte, fallaci e contraddittorie, perché il nostro unico Maestro sia Cristo, da cui proviene una parola di verità
che è dalla vita, preghiamo il Signore. Signore, donaci speranza ardita. Il Dio che assicura benessere come un fiume e santità copiosa come le onde del mare, ammetta tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare le sorelle Concetta e Giuliana, alla mensa della beatitudine. Preghiamo il Signore. O Dio clementissimo, i giudizi degli uomini sono vani e instabili i loro atteggiamenti. Donaci tu saggezza e costanza per riconoscere e proclamare come unico Salvatore Cristo Gesù nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti siano gradite, Signore, le nostre umili offerte e preghiere, all'estrema povertà dei nostri meriti, supplisca l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo,
Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Al suo primo avvento, nell'umiltà della nostra natura umana, egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare, vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Oh, Osanna, nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Oh, Osanna, nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra Avvocata, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo dicendo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa. Viviamo con fede questo momento solenne dell'incontro con Gesù. Per la comunione si viene tutti dal centro e si riceve l'Eucarestia davanti al ministro. Quelli che non possono fare la comunione facciano quella spirituale. Yeah.
in questo momento di silenzio ringraziamo Gesù che è venuto dentro di noi e a Lui esprimiamo i nostri problemi, le nostre difficoltà e Lui ci aiuterà a risolvere. In piedi, rinnoviamo ora la nostra consacrazione a Gesù per le mani di Maria. Consapevoli della nostra vocazione cristiana, rinnoviamo oggi nelle tue mani, o Maria, gli impegni del nostro battesimo. Rinunziamo a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere e ci consacriamo a Gesù Cristo per portare con Lui la nostra croce nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre, alla presenza di tutta la Chiesa. Ti riconosciamo, Maria, per nostra Madre, Signora e Avvocata Sovrana. A te offriamo e consacriamo le nostre persone, le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre case e il valore delle nostre buone opere, passate, presenti e future. Disponete di noi e di quanto ci appartiene alla maggior gloria di Dio, nel tempo e nell'eternità. Amen. Preghiamo. O Dio che in questo sacramento ci hai nutriti con il pane della vita, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra, nella continua ricerca dei beni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti salutiamo, o Regina nostra Avvocata. Tu hai grande confidenza con Gesù Cristo che è tuo Figlio e nessuno dei santi del cielo ne può avere tanta. Tu puoi ogni cosa perché sei madre. A te nulla si nega perché sei Regina. Non disprezzare dunque il nostro pianto, non sdegnare i nostri sospiri, non deludere la nostra attesa. Il Figlio tuo si lascia facilmente piegare da te, o Maria. Piegalo in nostro favore e finché durerà questa vita miserevole, guariscici, difendici, proteggici e custodiscici. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
che invochiamo San Giuseppe nell'anno a lui dedicato. Ave Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e virginale, la sapienza è con te. Benedetto sei tu fra tutti gli uomini, e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele. San Giuseppe, degno padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega per noi peccatori e ottienici da Dio la divina sapienza, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cuori sacratissimi di Gesù, Maria e Giuseppe uniti, onore e lode, salvate le anime. Ora benedico tutte le fotografie anche di ammalati, gli oggetti sacri, indumenti, anche l'acqua, il sale, l'olio che avete qui nelle macchine o nelle case, le candele, gli alimenti, in modo che potete usare queste cose benedette, come dice la Madonna, ed essere protetti dagli attacchi e dalle insidie di Satana, mentre appunto cantate un inno alla Madonna. L'olio della Madonna non lo posso mettere, si ha bisogno dei boccettini, li chiedete agli oggetti sacri. Ecco, volevo anche ricordarvi che domenica prossima è 13, dedicata alla Madonna di Fatima, alle 11 la mattina c'è qui la Santa Messa e dopo la Messa facciamo un rosario di riparazione perché le processioni non si possono fare. Il pomeriggio alle 16.30, 4.30 c'è l'ora di adorazione, e poi alle 18.30 la Santa Messa, e poi dopo la Messa sempre un rosario di riparazione per riparare i peccati contro il cuore immacolato di Maria. Per Natale avete già sentito anche dei mezzi di comunicazione sociale, la Messa di mezzanotte non ci può essere. Qui nel santuario alle ore 18, quindi alle 6, diremo il Santo Rosario, e alle 18.30, quindi 6.30, daremo la Santa Messa di Natale, esporremo Gesù Bambino, qui esposto, e lo porteremo anche giù nel presepio sotto le grotte. Vi auguro una buona serata e soprattutto l'augurio che possiamo prepararci bene ad accogliere Gesù. Ecco, è tutto interesse nostro, perché Gesù viene a portarci la pace, la gioia e a risolvere i nostri problemi. Così anche saluto tutti quelli che sono collegati con noi, rinnoviamo i nostri auguri e soprattutto preghiamo per i vostri ammalati, perché la Madonna li guarisca e dia a voi la forza, ecco, di andare avanti senza scoraggiarvi mai. Nel nome del Signore, andate in pace. Amen.